Buonasera. Torniamo a parlare di errori, soluzioni ed espedienti per il disegno del viso. E cominciamo proprio da un ritratto sbagliato. Quest'occhio è troppo disegnato e non curva. Per assecondare la rotazione della testa dovrà invece occupare meno spazio. E soprattutto suggerire lo scorcio, grazie a un tratto sfuggente e accennato. Per ottenere un effetto più morbido, dobbiamo azzardare a rompere il contorno. Creare una macchia indefinita e suggerire poi il rilievo con pochi indizi a lumeggiatura. La bocca è troppo incisa. Occorre confondere i contorni e accennare con l'ombra la sporgenza e la rientranza. Le dita non richiedono separazioni, ma formano un corpo unico appena ritagliato sullo sfondo. Quelli che abbiamo visto sono gli errori più ricorrenti. Proviamo ora a individuarli e correggerli, ma nei disegni di un volto più conosciuto. Seguitemi mentre mi metto alla prova con questo scatto molto popolare di John Lennon. In rete se ne trovano molte interpretazioni, alcune ottime. Altre presentano durezze ed errori tipici. Trascuriamo per questa volta la costruzione. Passiamo al bozzetto e affrontiamo subito il problema dei dettagli. Sul naso cercheremo di evitare quella durezza tipica di una linea troppo pronunciata. Nella parte in luce può essere utile stemperare il contorno andando di traverso e accennare appena la narice. All'opposto, l'ombreggiatura dovrà essere ampia e dare coesione alle parti. Alcuni artisti schiariscono le ombre per timore di perdere i dettagli, svuotando così il chiaroscuro. Ma, come possiamo vedere, i tratti somatici si intuiscono bene anche nell'oscurità. Le lumeggiature funzionano bene se lasciano scoperto un po' di fondo. Questo diventerà il tono intermedio. I lumi, infilati a sproposito, sono dannosi perché portano avanti ciò che dovrebbe arretrare.